Paolo Pretti, direzione operativa di Trentino Sviluppo. Allora, non solo meccatronica e manifattura, il sistema dei BIC trentini è molto articolato e variegato. Sì, in Trentino Sviluppo gestiamo 6 incubatori sul territorio del Trentino, oltre ai 2 noti, Polo della Manifattura e Polo della Meccatronica, che hanno sede a Rovereto e che sono famosi perché sono focalizzati su 2 macro settori importanti come la meccatronica da un lato e l'energia e l'ambiente dall'altro. Ne abbiamo altri 4 dislocati in Trentino, uno a Trento, uno a Mezzo Lombardo, uno a Borgo e uno a Pergine. E attualmente ci sono 110 aziende insediate nei nostri incubatori. Un dato per noi assolutamente rilevante è che se noi considerassimo queste aziende come un unicum, un'unica grande azienda, potremmo contare su un'azienda che svilupperebbe un fatturato di circa 380 milioni e darebbe lavoro a 750 persone. In termini di assoluti, paragonandola ad altre aziende del Trentino, parleremmo della terza azienda per fatturato del Trentino e della quinta come numero di dipendenti occupati. Dunque una realtà consistente ed importante, e magari entriamo più nel dettaglio le connessioni che ci sono fra questi BIC, fra i diversi BIC che sono distribuiti sul territorio. Sì, le connessioni sono assolutamente rilevanti e importanti. Perché le tecnologie, quando parliamo di clean tech, quando parliamo di sensoristica, quando parliamo di meccatronica, quando parliamo di innovazione, si parla praticamente la stessa lingua. E quindi proprio per questo in Trentino Sviluppo c'è una squadra unica che si dedica alla gestione dei BIC e alla gestione delle aziende all'interno dei BIC, proprio per massimizzare queste relazioni. L'importanza poi della ricerca e dell'innovazione per germinare nuove aziende ad elevato contenuto tecnologico. È fondamentale. La triplice elica dell'innovazione parla di interdipendenza tra i settori della formazione, quello della ricerca e le aziende. E quindi noi abbiamo forti collegamenti con l'università, forti collegamenti con i centri di ricerca e ovviamente gestiamo le aziende, quindi direi che è assolutamente importante. Parliamo ora dell'equity crowdfunding, che è una nuova modalità di finanziamento per le imprese che si sta diffondendo. Sì, sì, stiamo parlando ovviamente di imprese che hanno un elevato tasso di innovazione, che hanno potenziale di crescita importante e che in molti casi sono in ambiti tecnologicamente rilevanti. Quindi queste aziende hanno più facilità di essere valutate da intermediari finanziari innovativi diversi, quali i business angel, i fondi di venture capital e possono approcciare anche le piattaforme di equity crowdfunding. In questo caso Trentino Sviluppo ha degli accordi con degli importanti player nazionali che preparano le aziende, perché devono essere preparate per poter applicare in queste piattaforme, dove possono raccogliere dei soldi in partecipazione al proprio capitale per poter sviluppare progetti innovativi e quindi poter fare uno step di crescita importante.